Il passato che torna a bussare, incroci, intrecci, rivalse, Genoa contro Atalanta se preferite, Prandelli contro Gasperini, ovvero chi vuole cancellare la crisi e chi invece insegue l'Europa. Sotto l'alber una sfida dei mille significati. Buon pomeriggio da Dario Massara e Renato Zaccarelli. Tra porzione personale si inventa un dribbling, passa sul secondo avversario, poi va a commettere fallo, calcio di punizione con Ilicic che chiama a gran voce l'intervento dello staff medico. Deron sembra aver preso una brutta botta, forse una torsione del ginocchio destro, se ho visto bene. Ilicic, strepitoso il controllo per mandare fuori causa Criscito, inseguito da Veloso. Proiezione centrale di Ilicic, ha già armato il sinistro, il pallone dentro per Zapata, solo leggermente troppo profondo, il primo guizzo dello sloveno Josip Ilicic. L'inserimento del suo compagno. Bessa per Lazovic, sino in fondo Lazovic, alza la traiettoria Berisha, completamente a vuoto, è andato a sbattere su Piontek, che pallone ancora buono, Kwame sotto porta, la mette in curva. C'è la priorità che ti viene data da Piontek, si alza il pallone, Kwame era in posizione regolare ma buca completamente l'intervento. Per la botta appena presa, Ilicic va al cross, tocca Toloi e Radu con una mano arriva a levare il gol dell'Atalanta. Eh sì, quest'ultimo calcio d'angolo, parte Gomez sul primo palo, ancora Toloi, la palla rimane lì, nessuno dell'Atalanta riesce a girarla, lotta Mancini, mette la punta Pessina, Lazovic con l'esterno per Kwame, si chiude il triangolo al limite, Lazovic cerca il piazzato, c'è stata una deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, esce, va via sulla corsia Biraschi, sino alla tre quarti, poi il cross Piontek, sponda per Kwame in acrobazia per Bessa, ancora Kwame allarga su Lazovic, ingresso in aria alla trivela che diventa praticamente un tiro, Berisha c'è e comunque tutto il Genoa a difendere. Parte il cross, sfiora Toloi sul secondo palo, Ilicic anticipato da Criscito e poi il tiro da lontanissimo provato da Remo Freuler. Prova il cross, Zapata con il petto per Mancini che era rimasto in zona. Poi un tocco con il braccio di Romero, assolutamente involontario, d'attacco. Vediamo cosa ha deciso. Calcio di rigore. Parte Ilicic, la parata di Radu e poi arriva Romero sulla respinta, esplode Marassi, la parata di Radu. Largo da Gomez di prima, pallone per Ilicic, sporcato da Veloso ma la palla è ancora sui piedi dello sloveno. Zapata al limite, si appoggia dietro a Freuler, riallargato il gioco su Ilicic. Freuler può andare al cross, palla che parte, il colpo di testa sul palo, Gomez fermato da Radu, la porta è stregata per l'Atalanta, prima il palo e poi ancora Radu. Posizione tiro, Ilemark prova il sinistro, palla che parte, che supera la traversa, niente deviazione, non sarà calcio d'angolo. Altro cross, ancora a cercare Piontek, poi Romero e che parata di Berisha. Miracoli, due magie, altro cross verso Piontek e chi se non Piontek, boom boom boom, 1-0 Genoa. Ha concretizzato questi ultimi, pazzesco, ecco il cross, palla di testa da Piontek e c'è in effetti la deviazione abbastanza. Gomez, pallone dentro, l'intervento Criscito, poi Zapata carica il sinistro ma calcia male, ha colpito male il pallone, prima occasione Atalanta dopo 21 secondi. Oltre dentro da Piontek, può caricare il destro Piontek, palla che scivola larga ma non di molto. Sì, lui già... Freuler, Zapata dentro per Freuler, Freuler messo giù, calcio di rigore, altro intervento questa volta di Criscito e l'Atalanta si ripresenterà ancora una volta dal dischetto. Zapata, questa volta va dentro, anche se Radu anche questa volta aveva toccato il pallone, non ha evitato il gol, è 1-1.
Qui Rado aveva capito bene la traiettoria, però il tiro questa volta era molto forte, soprattutto non era raso terra e la palla gli passa proprio sotto. Sì, lui entra maldestramente con il piede sinistro, lì forse se vuoi proprio entrare devi usare il destro, perché così eviti proprio il contatto con il piede destro dell'avversario. E quello è un grande errore commesso anche da Crisito, e qui Rado si tuffa e la palla gli passa sotto, ma il tiro era raso terra e forte e non ha fatto in tempo a poter intervenire. Una Coppa di Russia, parte Crisito verso Kouame, anticipato, no, l'ultimo a toccare quella di Berisha, che non si era accorto di Kouame che era qua in agguato e con Romolo, e hanno impedito una giocata facile. Palla recuperata da Kouame, si accentra Livoriano, non ha spazio per il tiro, allora affida a Ilemark. Ottima apertura, il cross di Romolo sul secondo palo, palla messa giù, Lazovic! Il gol del Genoa che torna avanti con il primo gol in campionato di Darko Lazovic. Più lontano, ha saltato completamente a vuoto a Tebur. Ah. Che poi è imprendibile, il tiro di Lazovic. Dover, immagino, stia aspettando l'ok da parte... Sarà, oltre del gol su rigore dell'Atalanta Zapata, lasciare il posto a Musa Barro. Occhio a Bessa che cerca l'assist, pallone leggermente troppo profondo. Con Berisha che non riesce a intervenire sulla pressione di Rolon. Si avventura, palla al piede tutto solo, perde possesso Piontek, ottimo dribbling su Tolo e lo aiuta Ilimark. L'assist per Bessa, ingresso in aria, carica il destro, Bessa! Berisha, calcio d'angolo. Mai visto? Continua a chiedere un grande pressing ai suoi a centrocampo. Pallone per Rolon. La tiene in campo l'argentino, palla arretrata per Ilemark, il controllo, poi ha cercato l'assist. Aveva anche spazio per liberare il tiro, è stato forse troppo altruista. Palla allontanata, ennesimo contatto, Palomino Piontek. C'è il fallo e il giallo per Palomino, che viene espulso. Atalanta. Proprio il controllo del pallone, scusami. Rolon in campo aperto verso Berisha, l'assist per Piontek. Piontek, solo potenza, niente precisione. Sì. Mancini, Rigoni, Gossens si allarga, cerca il cross e lo trova Barrow, anticipato al momento di staccare fino in fondo Freuler, cross deviato, sarà calcio d'angolo, non si arrende l'Atalanta. Bessa, pallone dietro, il piazzato di Christoph Piontek, e questo non gliela taglia nessuno, è tutto suo ed è bellissimo. 88 sul cronometro, 3-1 Genoa, segna sempre Piontek. Il controllo, il piazzato sotto la traversa, lì dove Berisha non può arrivare, da qui si apprezza ancora di più. Gol nel gol del sorpasso e poi adesso con questa grandissima giocata, secondo me si merita. Occhio ad Atebur, gran coordinazione, gran potenza ma non precisione. Eh sì, è mancato Atebur, ancora Ilicic, pallone dietro, è un regalo per Bessa che può andare in campo aperto, inseguito da Toloi. Bessa prova a tagliare la strada, Bessa messo giù, Toloi credo che sia andato a prendere un'espulsione che poteva tranquillamente evitare. Rosso dell'Atalanta chiude addirittura in 9. Soliti 2 sul punto di battuta, Romolo e Crisito. Parte Romolo, palla che sfiora la traversa. Bordo campo, Riccardo Re. Sì. Pepo Ammarassi, arriva la prima vittoria della Prandelli. Tre punti che servono al Genoa per allontanarsi dalla zona calda. Si interrompe la corsa dell'Atalanta all'Europa. Finisce 3-1 con Sua Maestà Piontek, uomo partita Sky e capocannoniere, sempre più on fire. Super spot.